Fantastico, è sghere, bro. Ah. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di reazione ai pro player di Fortnite. Oggi, ragazzi, non andremo a fare la solita reaction alle solite clip, cioè sì, è una reaction, però piuttosto che farla alle solite clip settimanali che avanzano, ma ho avuto un'idea, ragazzi. Sono andato sempre su Fortnite Clip, vi lascio il link del video originale sempre qua sotto in descrizione, mi raccomando, passando anche sul canale a supportarlo. Sono andato nel primo video di Fortnite Clip perché mi sono detto: ma come giocavano i pro player nella Season 1 o nella Season 2 massimo? Perché questo video è del 17 novembre 2017, quindi quasi un annetto fa. Eravamo, se non sbaglio, in Season 2, ma potrebbe esserci anche qualche kill della Season 1. Adesso comunque andremo a vedere. Quindi mi sono chiesto, qualcuno l'avrà mai fatto un montage con tutte le belle kill dei pro player nella Season 1? Ovviamente mi è venuto in mente Fortnite Clip, sono andato nel primo video e ho trovato la risposta alla mia domanda. Quindi siamo qui col primo episodio di Fortnite Clip, dove ci saranno probabilmente delle kill carine, nulla di eccezionale, mi immagino, perché ancora eravamo un po' tutti nabbi. Io lo sono rimasto nabbo. Quindi vedremo probabilmente un baby ninja, nel senso che era baby perché era piccolo. Vedremo un baby meat. O non lo so, vedremo ragazzi. Vediamo come si comportavano i player, i pro player nella season 1. Iniziamo. Ragazzi, episodio numero 1. Purtroppo non viene il nome scritto, quindi molti streamer o youtuber, quel che sono, non li conosco, quindi non so. Questo comunque ha 11 kill in solo. E sono rimasti in 10. Guardate prima che le costruzioni erano abbastanza strane. Cioè, uno si divertiva a costruire, non a buildare per vincere. Esatto, ok, questa kill è in season 2. Perché il lanciarazzi con la zucca era nella season 2, periodo di Halloween, quindi un anno fa, oggi praticamente. Madonna, ragazzi, questo è Ninja! Guardate Ninja quanto era piccolo! Cioè, quanto era giovane, ma in realtà nemmeno, non è. Oddio, che ha tolto la trappola. Ragazzi, guardate quanto era proprio diverso lo stile di gioco e guardate la mappa. Mamma mia. Non si è accorto che gli ha cambiato la trappola, guardate. Non ci sto credendo. Cioè, non ci sto credendo, raga. Cioè, il nemico non si era accorto del cambio di trappola. Oh my god. Oh mio Dio, guardate quanto proprio era diverso lo stile di gioco. Guardate l'inventario. Porco due, che figo. Quei momenti, sarebbe bello che i sviluppatori di Fortnite implementassero una modalità dove si gioca con la prima mappa. Quanto sarebbe figa sta cosa? Perché probabilmente l'80% di voi non la conoscono. Non gli entra un colpo, raga. Raga, si è triggerato. Stavo dicendo, ragazzi, io gioco a Fortnite dalla Season 1. Non sono diventato bravo perché non ci gioco tantissimo. Però gioco dalla Season 1. E giocare questa mappa era davvero molto molto bello. Perché non c'era praticamente niente. C'erano quattro costruzioni. Non c'era pinnacoli, non c'era crocevia. Non c'erano crateri, non c'era isole che si muovevano. Era molto molto bello. Tra l'altro guardate che le clip erano così pulite, normali, senza cose troppo strane. Ok, cosa sta succedendo? Ha preso la jump, 6 kill. Non so chi siano questi ragazzi. Quindi oggi faremo una reaction alle kill della season 1. Senza commentare chi è stato l'autore della kill. Guardate questi, guardate. Tra l'altro, un'altra cosa ragazzi. Prima si utilizzava... Boom. Prima si utilizzava il fucile a pompa, quello della nonna. Che in realtà forse c'era solo quello. No, forse c'era pure quello automatico. Sì, c'era anche. Si utilizzava il fucile della nonna da lunga distanza perché prendeva, beccava e faceva un male della madonna. Cioè, prendeva veramente dei chilometri. Adesso devi pregare che ti entra un colpo. Boom, 90, gli ha tolto. Oddio. Ne ha killati due con lo stesso colpo. Guardate anche i colori delle pozze che erano proprio diversi. Oh mio Dio, madonna ragazzi, Phils. Lo Scar c'è sempre stato. Cioè, lo Scar è veramente l'unica arma che forse non è mai stata modificata dal team di Fortnite. Tutte sono state modificate, raga, tutte. Il pompa, i cecchini, tutte. Ogni arma ha subito modifiche. Il Tommy Gun viene messo, poi viene tolto. Un bordello, sta diventando Fortnite. Comunque, qui avevamo un Bush volante che all'epoca era un must have, ragazzi. Cioè, prima tutti facevano, personificavano questo cespuglio, invece adesso viene schifiato da tutti. Oh mio Dio. Guardate quanto prende le sta... Ma si è ucciso da solo! Beh, questo Vittoria Royale è abbastanza recente. Questo non so chi sia, però ok. Siamo a Fatal Fields, a Land Letali. C'è un nemico, sono rimasti in 3. Ok, quindi 2 versus 1, quello è l'ultimo. Oh mio Dio. Boom. Cioè, ragazzi, guardate. Prima uno si divertiva a giocare a Fortnite, adesso invece
Se non sei bravo vieni flammato. Se fai cagare a buildare vieni flammato. Se missi i colpi vieni flammato. Prima era un gioco dove uno si divertiva. Esatto. Probably over 9000. Ragazzi, ma chi entra... ma chi è entrato un noscope per casa quello? Sì. Cioè, ragazzi, guardate questa zona della mappa. Questo probabilmente... non ho ben presente adesso che zona sia, ma se non sbaglio è la zona dove adesso c'è il motel. Ci dovrebbe essere crocevia del Cerpame, montagnole maledette. Dovrebbe essere, credo, quella zona lì. Non sono sicuro, ma dovrebbe essere quella. Guardate, non c'era niente. Solo campi. Nulla. Dovrebbe essere in teoria quella zona. E non c'è un cazzo. C'è proprio niente, c'è, ragazzi. Erano campi aperti prima la mappa di Fortnite. Questo è Aliei. 10 kill. GG Aliei. Boom, morto. No. L'ha ammazzato. Ok, bravo. Comunque, guardate che molti utilizzavano il cespuglio. Questo non gli ha aperto il paracadute. Madonna. Madonna, madonna, raga. Buggato come adesso, eh? Buggato come adesso. Jump. E si va, guardate da sti depot che era bello fresco, senza niente, guardate che non c'era nemmeno pinnacoli, non si vede niente, ragazzi, campi aperti, non c'era niente. Cioè, guardate, questo non ha sentito niente. Tra l'altro, guardate anche l'icona della granata, che prima, ragazzi, non c'era, tipo, un'immaginina della granata. Cioè, c'era l'icona così bruttissima, orrenda, poi è stata aggiunta, se non sbaglio, con qualche aggiornamento dopo. Però non c'era l'icona della granata. Qui si sta costruendo. Boh, ragazzi, uno si divertiva a costruire perché era la novità del momento. Un battle royale con le costruzioni. E quindi uno si divertiva. Quindi uno si divertiva a costruire. Ma esci dalla safe! Puoi sopravvivere! Spostati dalla safe! Spostati dalla safe! Stoked Kali. Leggendo il nick in alto a sinistra. GG, qui siamo a Borgo Bislacco. Borgo Bislacco anche nel corso degli anni non ha subito tantissime modifiche, eh? Non ha subito tantissimo. Questo ponte c'è sempre stato, anche lui è sopravvissuto nel corso degli anni. Oh, lo pusha, ragazzi, guardate il push cattivo. Il push cattivo di pompa, oh mio Dio. Boom, non si era accorto di niente perché prima quando ti atterrava un nemico accanto tu non lo sentivi. Di nuovo a Borgo Bislacco. 4 kill, 12 rimasti. Non so cosa sta facendo, probabilmente sta guardando qualcuno. Che sta facendo? Chi aspetta? Ora gli arriva una sniperata in testa, raga. Ma lo pushano con la jump. Tra l'altro, se non sbaglio, la jump era stata aggiunta in season 2, se non sbaglio. Quindi era anche una novità per quel periodo. Se non sbaglio, non vorrei dire una cagata. Guardate, non si era accorto di niente questo. Zero. Mamma mia, che bello, cazzo. Che bello, vi giuro. Pagherei per ritornare a giocare quel Fortnite. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Un po' di lag c'era comunque qui, eh. Oddio. Dai, eh. Cioè, guardate il pompa quanto era cattivo da lontano. Guardate, un animale, cazzo, il pompa. Guarda, no, senza ammo. Dai, che lo uccidi. Non ci credo. No. Dai, adesso all'andaletali ci sono quelle cose di mais enormi. Niente, ragazzi, non sono sopravvissuti. Non sono sopravvissuti. King Richard 15, una safe piccolissima, 11 kill. GG, cavolo. Lo Skull Trooper, tra l'altro skin che ritornerà, ragazzi. Assurdo, ritornerà in questa season, sta skill. Boom. Cioè, era prima un gameplay pulito, senza costruzioni, senza castelli. Era molto più bello. Adesso sto dicendo così, perché probabilmente io faccio cagare a costruire, quindi voglio giustificare questo fatto. Però... era anche bello così Fortnite. Adesso è pure bello, è un gran gioco. Però così era pure molto bello. Almeno questo è il mio parere. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Hanno jumpato? Hanno sì, hanno jumpato. Oddio, quanti cazzo sono? Vabbè, in 4, siamo in squad, sono 4. GG, cavolo. Ah, fail. Ragazzi, se lo prendeva veramente la best kill. Qui siamo a Tomato Town. Anche Tomato Town, poverina, è stata distrutta e rinnovata in tutto e per tutto. Uno. Guarda, ragazzi, adesso sicuramente non si buildano, non fanno niente. Due! Guarda, non si stanno buildando, non sto facendo niente. Tre! Porco due! L'ultimo. Quattro headshot, baby! Quattro headshot, baby! Cioè, che figata, che era bello!
c'era la trappola elettrica. Ma di che stiamo a parlare, raga? Ma di che stiamo a parlare? E questa trappola è stata rimossa tipo... non so per quale motivo in realtà è stata rimossa. C'è ancora in Salve il Mondo, però in Battle Royale è stata rimossa, non so perché. Quindi ragazzi, questo era tutto per quanto riguarda queste kill dei pro player in Season 1. Anche se non so se adesso questi sono diventati dei pro player. L'unico che mi ricordo è Ninja e Aliei. Per il resto non conoscevo nessuno. Non so se oggi sono diventati effettivamente dei pro player. Però facciamo finta di sì. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di Fortnite del passato. Scrivetevi qua sotto, preferite la Season 1 o la Season 6? Voglio sapere nei commenti il vostro parere. Spero che questo episodio speciale vi sia piaciuto. Da Jumpytech è tutto, ciao ciao!